Ed eccoci qua, buon pomeriggio qui da Terza Pagina Magazine, tra arte, cultura, spettacolo, cinema e non solo, curiosità del web, musica e teatro, ma oggi lo iniziamo, iniziamo questo percorso di oggi pomeriggio con la musica e la ringrazio fin d'ora di essere qui a Terza Pagina Magazine, veramente complimenti perché questo singolo è allegramente drammatica, io do subito il benvenuto. Oggi proprio battezza qui a Terza Pagina Magazine il videoclip e qui veramente vi faccio i miei complimenti e gli do il benvenuto a Terza Pagina Magazine. Buongiorno a te. Buongiorno a voi, grazie Eccoci. mille per l'accoglienza. Eccoci qua, pronti sul pezzo, pronti. Allora, il secondo singolo Mani Intrecciate che poi ecco, vedremo e assaporeremo il videoclip, non se diciamo faremo sentire l'audio per mettere curiosità, questa diciamo è una novità di Terza Pagina Magazine, anche per parlare delle emozioni di questo videoclip, non solo la fotografia, lo scenario e anche le curiosità. Allora, io partirei subito diciamo da te, ti lascio il palco, come si vuol dire, ed entriamo subito nel clou di questo brano. A te la parola. Eccoci, allora vi racconto un po' magari di quello che è stato il processo della nascita di questo brano, che è nato appunto mentre mi trovavo a passeggio con il mio cane in un bosco e niente, praticamente mi stavo ponendo delle domande abbastanza esistenziali sulla mia vita perché dovevo cominciare un percorso meraviglioso, che però era anche abbastanza difficile. In quel periodo e così mi sono chiesta, oltre se sarei riuscita a far quadrare tutto, da dove ero arrivata fino a quel punto, no? Cioè tutto il percorso che avevo fatto prima, un annesso viaggio nei ricordi e da qui è nata la mia Mani Intrecciate, dalle domande classiche riguardo la propria esistenza, quindi dove vado, cosa ne sarà di quello che sto creando, di quello che starò facendo, proprio attraverso le mie mani. Ecco perché anche il focus del video è proprio questo, cioè volevo che la protagonista del videoclip fosse appunto una delle mie mani che appunto compie un viaggio onirico per certi versi, un viaggio alla ricerca di qualcosa che sta metaforicamente al di là di un filo rosso del destino che segue, che traccia un percorso, ma che non sa appunto dove la porterà. E quindi ecco, ho voluto unire un po' il tutto attraverso questo filo, un po' tutti i ragionamenti che ho fatto, perché poi questa canzone è nata 2 anni fa, per cui nel mentre sono successe un sacco di Certo, cose. certo, certo, E certo. quindi è stato un modo per unire tutti i tasselli di un puzzle, appunto. Ecco, da dove nasce Allegramente Drammatica? Cioè, come ti è venuto questo nome? Allora, questo nome è stato un dono della mia compagna che un giorno stava ascoltando dei premix insieme a me e ha voluto sottolineare la mia capacità appunto di fare dei brani che hanno un sound molto allegro, ma che sono pregni di significato e che hanno un certo peso, no? Che sono per certi versi drammatici perché riportano comunque delle realtà che sono appunto opposte al sound della canzone, quindi drammatiche. E quindi girandosi verso di me con un sorriso mi fa: certo che tu sei veramente allegramente drammatica. E Fantastico. io che non avevo ancora un nome d'arte e lo No, stavo è cercando tipo da anni. veramente uscita tutto per caso Sì, perché è una sì. Esatto. simbiosi, un'alchimia strana, veramente. Allegramente drammatica, c'è tutto, diciamo, ci sta tutto, Sì, però veramente è esatto. fantastico, complimenti, complimenti. Allora, io Grazie, a questo punto interagisco con la mia regia. E andiamo a visitare, a vedere, ad ammirare il videoclip. Ecco, questo videoclip che inizia proprio con queste due mani, queste due dita che stai portando avanti questo gomitolo di filo, questo filo. Però ecco, vorrei lasciare a te proprio come si vuol dire, ripeto, sempre il palco per entrare proprio nel focus di questo videoclip. Comunque, complimenti. Prego. grazie mille, grazie. Beh, allora, appunto, la cosa divertente di fare questo video, di girare questo video, è stato purtroppo quello che nel video non si vede, cioè, per ovvi motivi, cioè creare questa sorta di percorso articolato,
attraverso il quale la mano appunto si deve muovere, e vi assicuro, visto che la mano è la mia, lo posso dire, che è molto difficile rendere realistico il movimento della mano e rendere viva questa mano che è attaccata a un corpo, ma che deve quasi sembrare Eh sì. divincolata appunto da una realtà più pesante come quella del corpo. E quindi è assolutamente difficilissimo renderla appunto umana, tant'è che la prima scena dove salta sulla sedia per arrivare sul bancone di questo bar, e praticamente l'abbiamo girata tantissime volte perché non risultava mai abbastanza fluida, vera. È stato difficile, è stato veramente difficile, però è stato anche infinitamente divertente, No, quello oltre sì, al no, fatto che si vede, comunque, vabbè, no, ma è molto bello, molto bello. Ecco, questo stile di questo schermo, diciamo uno stile vintage, è stato studiato, è stato, diciamo, creato, diciamo, da un altro punto di vista fotografico, ecco. No. Allora, tutto quello che vedete è frutto di una mia idea, che poi appunto ho realizzato grazie all'aiuto diciamo, di una persona che ha diretto il video, che è Nicola Belotti, che ringrazio dal profondo del cuore, che ha sposato questa mia folle idea. E certo, lui poi mi ha dato anche degli spunti per migliorare un po' il tutto, però ecco, è stato tutto scelto. Quindi anche questo tubo catodico è voluto perché mi piacciono le cose che hanno appunto una storia, e quindi questo mi riporta anche un po' alla mia infanzia, Certo. quindi è tutto un collegamento, no? Con quel passato Certo. anche, che fa Ecco, parte l'ultima, di noi. certo. L'ultima mia curiosità, io chiedo sempre la mia curiosità di che mio cavallo di battaglia, ecco, da dove nasce questa ispirazione e complimenti per la copertina. Grazie mille. Allora, l'ispirazione per quanto riguarda il video, in realtà nasce appunto dalla volontà di rendere protagonista questa mano. E poi avevo visto tempo fa un film, però era animato, su Netflix, che mi pare si chiamasse Dov'è il mio corpo? E mi aveva colpito tantissimo perché la protagonista di questo film era appunto una mano mozzata, un po' creepy, però anche un po' molto più interessante. Ecco. E quindi un po' sulla scia di questo ho voluto fare qualcosa di diverso. Grande. Volevo proprio che uno, aprendo il video, dicesse: ma cosa sto E guardando e perché? fantastico, fantastico. Io veramente ti ringrazio. A parte poi ci sentiremo poi non solo più avanti, perché oggi è sempre il primo appuntamento, primo step qui a Terza Pagina Magazine. Grazie ad Allegramente Drammatica. Ecco, voglio ricordare i contatti gentilmente, a parte poi ritroveranno tutto su Terza Pagina Magazine e varie piattaforme sempre collegate a Terza Pagina Magazine. Prego. Sì, allora mi trovate ovviamente sul mio sito web www.allegramentedrammatica.com e poi su tutti i social come Allegramente Drammatica, non potete sbagliare. Io ti ringrazio veramente con tutto il cuore. Un saluto a Camilla per questo incontro. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo. Veramente grazie di cuore. Noi poi ci aggiorniamo Fantastica lei. e mitica, mitica. Poi c'è questa vocina veramente Alice nel Paese delle Meraviglie. Ecco, mo l'ho Sì, detto, mo l'ho molto. detto. Fantastico. E quindi noi ci riaggiorniamo. Grazie ancora di essere stata qui con noi a Terza Pagina Magazine e a Grazie a presto. voi. A Ciao, grazie. presto, ciao, Ciao, ciao. grazie.